Nucera, ecco Giovanna Nucera. Allora, dicevamo che sei la veterana, ancora insisti, ti piace tantissimo, come mai e perché? Beh, innanzitutto mi sono iscritta perché ero spinta dalla curiosità, vedevo un sacco di ragazze, magari anche più grandi di me, che intraprendevano questa iniziativa nuova per un paese come il mio. E allora, niente, ho cominciato e devo dire che mi è piaciuto, ho continuato. E poi, cioè, per me è una cosa abbastanza importante perché mi dà la possibilità di conoscere sempre ragazze nuove, di andare in giro per i paesi, di divertirmi, insomma. Ecco, volevo dirti un'altra cosa, il rapporto sociale con le tue compagne, con le tue colleghe, com'è? Beh, il rapporto che c'è tra di noi è bellissimo, in quanto andiamo tutte d'accordo. Ci saranno certo gli screzi, qualche cosa, però ci vogliamo un sacco di bene. Allora, salutami tutte le tue colleghe, un in bocca al lupo e speriamo tutto bene. Ciao. Per la zona c'è l'impresario Benito Viola, che vi può dare garanzie su tutto il circolo e il gruppo. Perciò rivolgetevi a Benito Viola, una persona in gamba, stimata da tutti, e non, in quanto sappiamo. Meritatissime, ancora grazie. E comunque, chiunque volesse. Chiudete. Faccio un esempio: per quanto riguarda le piccolissime, ci serviamo di alcuni brani dello Zecchino d'Oro. A seconda del pezzo musicale, noi prepariamo i costumi adatti appunto a quell'atmosfera. Per quanto riguarda le ragazze, è valida la stessa cosa, insomma. Moltissimo, Moltissimo, insomma. veramente tanto, ma tanto. Va bene. Ringraziamo l'insegnante e facciamo un applauso. Meritatissimo. Accetta delle piccolissime che inviterei. Negli anni 60...
Negli anni 60 l'emigrazione fu caratterizzata soprattutto da lunghissimi viaggi verso il Canada, verso l'Australia, all'estero. Saluto Milano, Milano da faccia scura, Milano che prima volta ti fa paura. Passo dramma e non da voglia, perché vuoi a perdere. Adesso tu ti capisci? Non c'è carbone di un cantina, tanto freddo è nel suo cuore. Deve essere lacrime per te, spirito di tale. Hold that woman, hold that man, love him, please, and squeeze her, please, her. Hold, squeeze, and please that person, give him all your love.
accordi. Ciao! Sì, in genere canteremo. Sì, così le macchine, olè. Sì, sì, anche in Germania, tutti si riflessivi, dinamici e sportivi, che mi dirà così. Uggile, che sembrano castelle, che mi dirà così. Zatten. Thank you.
comunque dal gruppo Fantasy e dalla sua maestra Maria Pia Battaglia, che inviterei qua sul palco. La signora Maria Battaglia sul palco, Maria Pia Battaglia. Un grande applauso a questa maestra. È un arrivederci a presto. Molta fantasia, con molta voglia, vediamo cosa ci dice. Ecco, se può venire Giovanni. Meritatissime, ancora grazie. E comunque chiunque volesse contattare il gruppo per eventuali esibizioni si può rivolgere al signor Benito Viola, qui presente, al quale passo subito il microfono e vorrà dire qualcosa anche lui. E prima di passare il microfono ringrazio la tele di Televiola e passo subito il microfono al signor Benito Viola. Ciao. Carissimi telespettatori di Televiola, buonasera. Bene, abbiamo parlato, come vi ricordate, abbiamo pubblicizzato tantissime volte il gruppo Fantasie. Ebbene, questa sera Benito Viola si sente veramente onorato e felice di essere qui e di presentarvele questa immagine del vivo. Quindi volevo dire praticamente anche per quanto riguarda i comitati feste che quest'anno questo gruppo Benito Viola ha l'onore di presentarlo sia per la piana di Gioia Tauro e Taurianova di tutta la zona, una novità esclusiva, questo gruppo che è veramente meraviglioso. Infatti abbiamo fatto vedere alcune immagini. Adesso prima di fare vorrei presentarvi una dei veterani che abbiamo ascoltato l'altra sera sull'intervista che abbiamo fatto, Giovanna Nocera. Vogliamo dire questo gruppo che la maestra Maria Pia Battaglia ha creato in una maniera favolosa. Da quanto tempo si è creato questo gruppo e come ci vuoi parlare tu praticamente? Sono 3 anni che esiste questo gruppo e ci sono un sacco di persone che vi fanno parte, ci sono sia i piccolissimi che ragazze grandi, e sono tutte ragazze brave, cioè si impegnano in tutto quello che fanno, perché penso per me è così e penso anche per le altre abbiano una passione per questo tipo di iniziativa. Per me è stato un qualcosa di troppo bello, perché mi ha dato la possibilità di conoscere diverse persone e quindi di girare per i paesi, di divertirmi insomma, di indossare dei costumi che sono troppo belli, che magari mi sarei potuta sognare solo a carnevale. E niente, a me piace, spero tanto di poter continuare. Facciamo un applauso. Benissimo, allora volevo dire anche, aggiungere un'altra cosa, gentilissimi telespettatori di Televiola, ma più che telespettatori come date feste, quest'anno Benito Viola, come ancora una volta ripeto, ho l'onore di presentare per le nostre zone questo gruppo che si forma praticamente da uno spettacolo da 3 ore, quindi un spettacolo completo, diverso di ciò che avete visto praticamente per quanto riguarda altri spettacoli che abbiamo fatto, è una novità veramente. Quindi come date feste quest'anno, a partire del 30 maggio, se non sbaglio, mi sembra che il Presidente aveva detto così, anzi colgo l'occasione di salutare il Presidente il signore Mimmo Di Tort, se non sbaglio, e facciamo un applauso anche a lui perché il Presidente deve fare le cose.
Come dicevo, praticamente dal 30 maggio in poi praticamente potete telefonare, che poi manderemo anche. Questa sera siamo qui in questa sala di prove che fanno ogni lunedì, e noi veniamo, e venerdì, vero? Lunedì e venerdì mi pare, e veniamo e siamo lieti veramente di presentare queste immagini per Televiola. E cosa volevo dire? Fare una domanda praticamente, torniamo qua perché si emoziona un pochettino. Quindi vi fa piacere lavorare con il manager Benito Viola? Sì, sì, tanto. Sentiamo Giovanni? Molto. Questo mi fa tanto piacere. E va bene, io cosa devo dire prima di finire questa carrellata di intervista? Ciacchina Viola, non vi possiamo dire il giorno perché dobbiamo prendere ancora un appuntamento, ma vi posso assicurare, è una promessa, che questo gruppo, forse non tutti quelli che possono venire, saranno ospiti. Prima di tutto abbiamo il presidente, il signore Mimmo De Torto, e poi praticamente la professoressa Maria Pia Battaglia, colei che ha creato questo gruppo con tanto amore e tanta passione. So io quanto sacrifici fanno per portare questo gruppo, è veramente meraviglioso. E quindi saranno in diretta su Televiola, e così possiamo fare qualche diretta anche con i comitati feste e con il pubblico in diretta. A questo punto cosa devo dire? Spero al più presto che ci sarà questa promessa, come vi ho dato anche Nino D'Angelo, ve l'ho fatto venire, Viola, mere per sempre. Ecco, ogni promessa che Benito Viola vi dà è proprio la verità. Beh, a questo punto mi sembra che possiamo finire questa intervista azzumbando ancora una volta tutte queste bellissime ragazze, a parte in ciò che la maestra, e sia il precedente, diciamo, come si dice, anche l'occhio ha la sua parte, perché hanno trovato delle bellissime ragazze. Allora, finiamo questa intervista, se qualche cosa... notiamo tutti il pubblico di Televiola con un applauso e con la manina, che ci vediamo prossimamente. Ciao, 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 ciao.